Finisce 3-0 per il Pescara il test allo stadio Ughetto di Febbo di Silvi contro la Sant'Egidiese. I gol al 40° del primo tempo di Riccardo Brosco dopo una punizione calciata da Cangiano. Nel secondo tempo il raddoppio di Sasanelli, che è stato molto bravo ad anticipare di testa il portiere sul lancio di Squizzato. Il terzo gol nell'azione più bella della partita, la firma di Ferraris con Squizzato che ha trovato Colai, lancio per palla in verticale per Meazzi, il cross e il gol di Ferraris. 3-0 dunque il risultato finale. Domenica sarà Coppa Italia allo Stadio Adriatico contro il Pineto. Sulla partita e sulle operazioni di mercato abbiamo ascoltato il direttore sportivo Pasquale Foggia. Direttore Foggia, un flash sull'amichevole con la Sant'Egidiese, ancora un Pescara sotto ritmo, ancora un Pescara che fa fatica a far capire la differenza di categoria, tutto secondo programma o siete un po' preoccupati? Ah, preoccupati assolutamente no, è ovvio che cambiando sistema di gioco, cambiando allenatore, quindi tanti erano abituati con Zeman a un modo di giocare magari differente, è ovvio che va assimilato, però preoccupato assolutamente no, sono partite che servono più per tenere un ritmo gara che per altro. Calciomercato, che credo che sia l'argomento di stretta attualità in questo momento, partiamo con Damiani, ci spiega nei dettagli cosa è successo? Semplice, che noi eravamo allo scambio di documenti, chiamano il ragazzo direttamente, gli offrono un contratto totalmente diverso dal nostro, lo acquistano dal Palermo, ci mettono dei soldi importanti, quindi purtroppo il mercato è fatto anche di questo. Lo chiamano direttamente il ragazzo, non in via, quindi non è stata una cosa corretta? No, ma corretta fa parte di questo mondo, quindi certamente abbiamo fatto tutti i passaggi giusti. Il ragazzo ha accettato la nostra proposta, che era una proposta importante per le nostre possibilità, il Palermo anche, poi ovvio se prima della firma arrivano con un qualcosa di diverso, poi lì la differenza la fa anche la persona. Insomma, mi è sembrato dritto al problema, è andato dritto al cuore del problema il direttore Pasquale Foggia, senza risparmiare frecciate sia al giocatore che alla società della Ternana. Ma chiudiamo questo argomento, le chiedo direttore, al netto delle uscite che ci saranno necessariamente, per l'11 base che ha in mente lei, che ha in mente il tecnico Baldini, quante entrate ci dovranno essere da qui, non dico con la Ternana, ma dico comunque per la stagione che inizierà per il prossimo campionato alla chiusura del mercato? Quante entrate di giocatori potenzialmente titolari e in che ruoli? Io non parlo di titolari perché questo non è un compito mio. Quanti giocatori arriveranno? L'allenatore. Sicuramente l'idea nostra è di inserire ancora 2-3 giocatori che possono dare un aiuto importante a questa squadra. Allora, partiamo proprio in ordine. Terzini serve, mi corregga se sbaglio, un terzino destro e un terzino sinistro? Dipende. Sinistro sicuramente, il destro magari puoi prendere un giocatore diverso che può ricoprire più ruoli. Centrale difensivo? Sì. Un centrocampista? Un centrocampista dipende da quello che magari è una possibilità di entrata, perché se dobbiamo mettere numericamente, onestamente, giocando a due ne abbiamo già quattro. O esce un qualcosa di importante, altrimenti mettere giusto per mettere secondo me è un errore. Poi il Riccardo in prota di turno, quindi un giocatore nei tre lì davanti, un sottopunta e un attaccante. Ne abbiamo detti sei, lei aveva detto tre? No, ma non è che dobbiamo fare il gioco dei numeri, dobbiamo fare quei giocatori funzionali a quello che è un'idea di gioco del mister. Quindi giocatori che possono dare un contributo importante, ripeto, poi teoricamente ne sono tre, esce qualche giocatore in più e sicuramente ne metteremo qualcosina in più. Le chiedo l'ultima, due giocatori che lei conosce molto bene e che sono stati accostati a lei, Tuia in difesa e in prota in attacco, com'è la situazione? Ma no, sono giocatori che stiamo valutando come altri, non è detto che perché abbiano giocato in una squadra dove sono stato io sia semplice o sia scontato. Ripeto, sono giocatori che hanno tante partite magari in B e in A e vanno sempre prese in maniera diversa da come magari posso leggere, che sono giocatori che arriveranno di sicuro. È ovvio che farebbero non comodo di più alla nostra squadra.